So già cosa state pensando. Ma come? Dungeon Dice che fa un video su uno dei giochi di Uplay? Della concorrenza? Eh sì, perché se il gioco è ben fatto e ci piace, non importa chi lo produce, ma il divertimento che può offrire a noi e a voi. Pertanto eccolo qui, Snowdonia, un gioco di Tony Boydell, edito da Lookout Spiele e localizzato in Italia da Uplay Edizioni. È un gioco da 1 a 5 giocatori, della durata effettiva di 120 minuti circa, e vi avviso, molto, ma molto freddo. Non solo perché parla di montagne nevose, ma perché incarna molto bene gli stereotipi più calcolosi dei giochi di matrice europea e tedesca. Eppure ha qualcosa in più capace di sorprendere. Scopriamolo insieme. In Snowdonia ci troviamo a valle del Monte Snowdon e il nostro scopo è quello di costruire una ferrovia che ci porterà in cima alla vetta. I giocatori rappresentano compagni di costruzione che collaboreranno alla realizzazione del progetto, ma solo una di queste guadagnerà sufficiente prestigio da ergersi sopra le altre. Il tabellone di gioco riporta le principali azioni eseguibili, i depositi di materiale, l'indicatore degli eventi, la stazione di partenza, il pub dove assoldare nuovi operai e infine lo spazio dedicato ai contratti di lavoro, contenenti bonus e obiettivi. Le carte contratto indicano anche l'evoluzione delle condizioni meteorologiche correnti e future. In base alle condizioni meteorologiche saranno modificati gli indicatori di costruzione dei binari e di velocità di scavo. Intorno al tabellone vengono poi disposti il basamento per la ferrovia e i cantieri delle stazioni. Infine, nella parte bassa del tabellone, le locomotive acquistabili dai giocatori. Ogni giocatore dispone di due lavoratori, un terzo sarà assoldabile occasionalmente al pub. A turno, iniziando dal primo giocatore, si posiziona uno dei propri lavoratori in uno degli spazi azione. Quando tutti i lavoratori sono stati piazzati, inizia la fase di risoluzione, in ordine di lettera e di spazio. Il primo spazio permette di raccogliere materiali dai depositi, il secondo di rimuovere macerie da uno scavo, permettendo così la creazione di un tratto ferroviario. Il terzo consente di lavorare i materiali grezzi in materiali lavorati, il ferro in binari, le macerie in mattoni. Il quarto spazio permette di costruire un pezzo della ferrovia, marcandolo con uno dei segnalini. Il quinto permette l'edificazione di una parte della stazione o l'acquisizione di una delle locomotive. Le locomotive offriranno bonus nel corso del gioco e permetteranno di assoldare operai al pub. Il sesto spazio permette di firmare un contratto di lavoro. I contratti di lavoro offrono una missione da svolgere per ottenere punti vittoria a fine partita e un bonus utilizzabile successivamente nella corrispondente fase di azione. Infine, con l'ultimo spazio, i giocatori potranno far avanzare il loro ispettore ai lavori di una stazione. Più avanti l'ispettore arriverà a fine partita, più saranno i punti bonus assegnati. Ogni azione genera punti. Scavare permette di accumulare macerie per carte contratto di scavo e permette di aggiudicarsi i primi spazi delle stazioni che garantiranno ulteriormente punti. Costruire tratti ferroviari offrirà ancora una volta punti, così come far avanzare l'ispettore ai lavori lungo il tracciato, acquistare locomotive speciali o edificare parti più evolute delle stazioni. Quando tutti i giocatori avranno eseguito le loro azioni, inizia un nuovo turno. Per prima cosa si aggiorna la tabella meteorologica. Dopo si regolano le condizioni di costruzione dei binari e di scavo. E infine si sorteggiano nuove materie prime dal sacchetto. Se fra queste troviamo un cubetto bianco, si attiva un evento speciale. Per questi vi rimandiamo all'appendice di regolamento. Pronti allo sferragliante rumore di treni? Che idea vi siete fatti? Vi dico la mia. Vi confesso che avevo snobbato Snowdonia pensando che fosse il solito gioco di piazzamento già visto e rivisto e soprattutto astratto. E invece mi sono dovuto ricredere. Il turno di gioco è davvero molto semplice e schematico: piazzamento ed esecuzione, ma le strategie perseguibili sono molteplici. Ampliare la ferrovia, investire sui treni, perseguire obiettivi, scavare macerie. I punti si possono fare in vari modi, ma è necessaria una pianificazione accorta per non rimanere senza materiali sul più bello. In altre parole, non è propriamente un point salad game. L'interazione, inoltre, sebbene indiretta, non è affatto scontata. Gli spazi di manovra sono sempre molto stretti e facilmente ci si pesteranno i piedi a vicenda. Insomma, il gioco scorre liscio per tutta la sua durata, le strategie si intensificano all'aumento dei bonus e delle opportunità che il gioco offre, evolvendosi nel corso della partita.
Dall'inizio alla fine dovrete adeguare le vostre scelte alle soluzioni percorribili, facendo sempre i conti con le poche risorse a disposizione. È quindi vero che si tratta di un titolo dai colori tipicamente europei, ma incredibilmente lascia ben trasparire la sua ambientazione. Vestiremo il ruolo di pionieri di una nuova rotta ferroviaria, ma solo i più abili sapranno sfruttare tutte le opportunità economiche che questa offre. Ed eccoci quindi alla fine anche di questa puntata. Noi ci rivediamo fra 2 settimane circa con Mario e lo staff di Dungeon Dice e metterò alla prova le vostre doti di investigatori con Lady Alice. Ciao!